Amici di canalecaccia.tv, siamo all'interno dello stand Browning, siamo con Frederick Colombier. Frederick è un amico di Canale Caccia. Vedo che hai un gioiello, ma è un gioiello che monta ottiche kite. Voglio parlare di questa caratteristica, di cui già abbiamo accennato, e poi naturalmente se ci descrivi l'arma, perché è una delle novità di Browning. Kite Optics è Browning, ok? E ha fatto una linea di ottiche dedicata alle vostre carabine. Chi meglio del produttore stesso sa quali sono le esigenze, quindi un connubio perfetto. Sì, esatto. Prima di tutto tengo a dire che siamo estremamente felici di poter fare vedere le nostre novità qui a Vicenza. Per noi una bella sfida, perché fare vedere le novità della stagione settembre 2018 a febbraio per noi è una sfida. Comunque siamo riusciti a portare le nostre principali novità e il pubblico molto numeroso le può vedere. Lì in questo caso si tratta della nostra carabina riarmamento lineare, la carabina Marhal. Che tutti conoscono, questa ha una prima novità: abbiamo messo un calcio composite con degli inserti antiscivolo in gomma, molto abrasivi, blocca veramente l'impugnatura. Sì, esatto. Allora è molto resistente al graffio, si può andare in qualsiasi posto molto sporco, questo resiste all'acqua, al graffio. Abbiamo messo un calcio regolabile, esatto. E questo calcio mi consente di parlare del cannocchiale Kite. Kite sono i cannocchiali della Browning, sono dei cannocchiali di grandissima qualità. Tutti quelli che le hanno adoperate sono rimasti sorpresi della qualità del campo visivo, della luminosità. Non c'è nessun pezzo in plastica dentro questo cannocchiale qua. Sono dei cannocchiali che sono fatti in Belgio con delle lenti giapponesi e sono sviluppati su base delle richieste della Browning, e arriviamo quindi con numerose offerte e proposte di armi abbinate col cannocchiale Kite. Ormai sta diventando quasi un classico il Pandam, perché giustamente le case produttrici, che sono dei giganti, perché ricordiamo che Browning è uno dei due produttori al mondo per quello che riguarda il settore della caccia, più grandi e più potenti che ci sono. È una bella società. È una bella società, lo so Frederick, è una gran bella società. Quindi sta andando verso questo completamento di gamma e non potevano mancare le ottiche. Chiaramente nella canna rigata Browning e Browning, Marhal, Bar, tutti i nostri amici conoscono. E questa idea secondo me è un'idea vincente. Siamo convinti che è un'idea vincente, perché è apprezzata dal cacciatore, ma principalmente perché il produttore conosce a fondo l'arma e sa dare le risposte anche per quello che riguarda l'ottica. Siamo convinti che i cacciatori saranno estremamente soddisfatti di questi nuovi abbinamenti. Bene, visto che all'interno dello stand Browning c'è anche un'area Winchester, questa mattina io mi sono permesso di fare una chiacchierata con il nostro amico Raniero Testa, abbiamo presentato l'RX4 e visto che ci vedremo tra poco, Frederick, a Norimberga ci saranno delle novità. E lì so che sei impegnatissimo sempre, ma già ti prenoto fin da adesso, perché gli amici di canalecaccia.tv sono sempre felici di vedere i video. Ma abbiamo una bella novità in casa, cacciainfiera.it, ladoppiera.it, perché sta per nascere cannarigata.it, dove naturalmente sarete dei protagonisti con questi gioielli. Andremo a fare molti relazionali legati alle armi, anche alla storia di alcune, perché delle volte quando penso a bar mi viene in mente la Golf, cioè c'è un'evoluzione talmente lunga nel tempo, no? Esistono tante serie e bar rappresenta un po' la storia di tutti gli ultimi anni della canna rigata, per cui parleremo anche di questi particolari. Ne abbiamo venduto 1.200.000. Ecco, giusto per fare dei numeri. Bene. Frederick, io ti ringrazio veramente per la disponibilità, qui è stata un'invasione delle cavallette, tra virgolette, nel senso c'era così tanta gente che non si riusciva neanche a parlare con te. Ti ho beccato 2 minuti, ma vedo che già si sta ricreando un bel numero di persone, per cui l'appuntamento, cari amici, canalecaccia.tv,
ho cataloghicaccia.it, dove possono trovare tutti i cataloghi del gruppo, anche lì un successo. Sì, e poi tengo a dire che diamo appuntamento ai cacciatori italiani alla nostra prossima fiera in Italia, che sarà a Bassia Umbra, alla fiera Caccia Village. Io non so come ringraziarti, anche a nome mio, a nome della nostra organizzazione, perché Browning & Winchester è veramente un amico di Caccia Village. Grandi novità a Caccia Village, sarà l'anno del rigato, quindi già eravate protagonisti, lo sarete ancora di più. Esatto. E poi forse ci sarà una piccola sorpresa che magari più avanti vedremo di fare divertire la gente. Stiamo pensando a qualcosa di particolare. Un saluto anche dallo stand Browning agli amici del Calibro 16, non c'è qui Ceccarelli, ma ho visto che si aggirava. Il successo di A5, il Sweet 16, è strepitoso. Abbiamo avuto una grande collaborazione col Club Calibro 16, quest'anno è il terzo anno di collaborazione con tutto il club di appassionati, bellissima atmosfera, gente di passione, un presidente molto in gamba, e per noi è un piacere di collaborare e di condividere la nostra passione. E ogni tanto un ospite, perché ci fa visita anche durante le cacciane, ma un amico che è Frederick, che ha creduto nel club e noi non potevamo che credere nella tradizione Browning. Frederick, ti saluto, ci risentiamo presto e ci vediamo su Norimberga. Grazie ancora. Arrivederci.